chiamo Maurizio Cheli, sono nato a Modena 57 anni fa. Già il posto dove sono nato vi dice tutto della mia passione per ciò che si sposta con un motore. Nel 1996 sono stato il primo italiano a ricoprire il ruolo di Mission Specialist a bordo dello Space Shuttle Columbia durante la missione STS-75. Nello stesso anno sono diventato capo pilota collaudatore per velivoli da difesa, macchine da 2500 km all'ora. E oggi? Oggi sono qui a Vairano per portare in pista queste 5 favolose supercar. Forse è il caso che cambi casco. Passare dallo shuttle, da un caccia militare ad alte prestazioni, a supercar è un gran passo, perché sono due mestieri, alcuni possono pensare che sono molto simili, ma in effetti sono molto diversi, però l'emozione che si prova su una vettura di questo genere è incredibile, soprattutto quando la si può spingere al limite in tutta sicurezza su un circuito come quello che c'è qui a Vairano. Una macchina che definirei come divertirsi in pista con una macchina che si può tenere nel garage di casa. Paragonare le sensazioni che uno ha quando pilota un velivolo o quando vola nello spazio con quelle di una macchina, sì, ed è tutto possibile, perché quando si è su un mezzo meccanico, qualunque esso sia, lo si pilota con una certa tecnica che ci vuole, ma anche con il proprio fisico. E lo stesso accade per le macchine come sugli aeroplani. Quindi è un modo di mettere insieme tutto quello che noi abbiamo come individuo, la parte di sensazioni fisiche e la parte di tecnica che ti permette di domare tanti cavalli come quelli che uno ha sull'aeroplano, un po' meno, ma assolutamente impressionanti come quelli che uno ha su macchine di questo tipo quando le lancia a tutta velocità su un circuito. Essendo di Modena, la Ferrari ce l'ho nel cuore. Potessi permetterlo, ve la comprerei volentieri. Devo dire che quando uno paragona il cockpit delle auto di oggi, soprattutto auto ad alte prestazioni, con quello degli aerei, c'è veramente molta poca differenza. Ci si sente quasi all'interno di una cabina di pilotaggio di un jet militare. Molti domandano se si possono paragonare le sensazioni che si provano, le accelerazioni soprattutto, che si provano su un velivolo da caccia con quelle che si provano su una macchina ad alte prestazioni in circuito. Beh, direi sì e no. Nel senso che su un velivolo, diciamo, soprattutto si sentono i G, quelli che sono G positivi, quando il velivolo cerca di cambiare la direzione. Sulla macchina si sentono molto di più quelli che uno sente in accelerazione o in decelerazione, cosa che sui velivoli è veramente molto bassa. Una macchina stupenda, considerato che è anche una macchina anche di tutti i giorni. Tanta tecnologia che oggi è adottata nel mondo dell'automobilismo viene da tecnologia aeronautica, sono due mondi diversi ma che hanno tanto in comune. Oggi preferisco guidare io la mia macchina e lasciare, forse quando uno si ritrova nel traffico, che ha voglia di fare altro in città, la guida autonoma. Ma per il momento mi piace molto più essere il pilota anche della macchina. Last but not least, una macchina stupenda, potessi scegliere oggi una macchina con buon compromesso anche per girare su strada e divertimento, sceglierei questa macchina qua.
mi sento più sicuro in un caccia da combattimento nel traffico, direi su un velivolo da caccia e combattimento in volo, perché nel traffico almeno lì so tutto o molto dipende da me, mentre invece nel traffico non tutto dipende da me. E allora io dico, sceglierei il primo più che il secondo. Per me è stata un'esperienza oggi indimenticabile ed è qualcosa che rifarei molto volentieri nel prossimo futuro. Ah, è entusiasmante sta macchina!